io vorrei che i cittadini votassero secondo coscienza e basta, senza Esattamente, ottenere nulla in cambio. Sì, ma appunto, e quindi, no, e quindi non votare chi mi ha comprato o mi ha promesso. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo proprio rispondere sotto quest'ultimo aspetto, Sì. che a parte il fatto che mi associo in pieno con il signore che ha chiamato prima, Sì. mi dimentico noi. Il problema in Italia è proprio questo, una risposta che voglio dare al Presidente Schittoldi, che non si vota per convinzione, ma solo ed esclusivamente per un fatto clientelare o con l'aspirazione di avere qualche cortesia personale, ma escluda a priori che ci sia una convinzione, anche perché, mi permetta di dire, che secondo me gli stessi politici che appartengono a certe coalizioni sono poco convinti dell'appartenenza a quella coalizione, perché con l'evoluzione che c'è nella politica, I io cambi di che appartengo casacca, a un partito, com'è? dice? I cambi di casacca, dice? Di casacca, di bandiera, non sanno più che cosa devono cadere. Cioè, il credo della politica è venuto a meno, è inutile prendersi in giro da parte del politico, figuriamoci da parte di chi lo va a votare, che molte volte si tratta di gente sprovveduta e presa in giro, pure da promesse, fa soldi, perché l'impero si crea sui fessi, chiedo scusa se uso questo termine. La gente che ragiona già si mette da parte da una vita. E il peggio è dovuto anche dal fatto che molta gente che potrebbe dare molto a certi contesti si elimina automaticamente perché ha dei valori maggiori. E il Presidente vuole replicare. Certo, No, grazie per il suo da replicare perché intervento. mi trovo perfettamente in sintonia, però dobbiamo essere noi a impegnarci a cambiare questi uomini, a saperli mettere da parte perché non hanno la sensibilità, non hanno l'impegno né hanno la possono avere la responsabilità di rappresentarci, per cui siamo noi che dobbiamo fare determinate scelte e saperle portare avanti. Guardate, e non dobbiamo farci incantare dalle parole, incantare dalle promesse, incantare dalle belle parole che sentiamo. Io sono stato a Udine, sono stato 2 giorni a Udine e ho attraversato incontri a livello sia sociale che sanitario. Bene, quando mi è stato riferito che il bilancio della regione Friuli Venezia Giulia devolve per la sanità e per i servizi sociosanitari, quindi dall'ospedale alla casa per anziani o quant'altro, il 53% soltanto rispetto alla Puglia che eroga l'87%. Poi ho parlato con la gente comune, ho visto anche io con mano, tastato con mano la situazione. Beh, là ci sono dei servizi eccellenti, una cortesia, una gentilezza, una disponibilità encomiabile, servizi sanitari perfetti. Ecco, la sfida che io faccio ad ogni cittadino è quella di andare a un qualsiasi ospedale del Friuli Venezia Giulia e di vedere come si viene accolti, quali sono le prestazioni che danno, come le danno. Troverete un altro mondo, eppure quelli là sono italiani e quelli là erogano, pagano loro, non paga il Fondo Nazionale. Dalle loro tasse direttamente alla sanità, il 53% rispetto all'87% nostro. La dice lunga questa sulle belle parole nostre rispetto ai fatti loro. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sempre io. Eccoci, deve essere brevissimo però, Sì, la un prego. chiarimento al professor Schittulli. Sì. È vero che le elezioni primarie erano una coalizione, però, professor Schittulli, il SEL ha votato per Nichi Vendola, non ha votato per Renzi. Quindi non deve diciamo, aggiungere i voti del SEL a Renzi. Ma detto questo, per quanto riguarda gli ospedali a cui lei faceva riferimento poc'anzi, beh, io le devo dire, ho avuto un'esperienza di 2 anni, sono stato ricoverato all'ospedale civile di Ravenna, mi creda, era come se io stavo in un ospedale svizzero, quindi basta allontanarsi un po' da Bari. I guasti della politica noi li abbiamo anche in casa, professore, basta vedere Taranto. Taranto è scesa all'ultimo posto come qualità di vita Va bene, la e devo non è veramente che Taranto congedare. fa.
Grazie, grazie per il suo intervento, però facciamo uno sforzo a fare intervenire due volte la stessa persona, semplicemente perché, guardi, dobbiamo dare spazio a tutti gli altri, però insomma abbiamo capito i temi che avrebbe passato in rassegna il nostro telespettatore. 080 501 9998 per intervenire in diretta. Andiamo avanti perché c'è un ingorgo al Parlamento, potrei dire traffico, ma si tratta di un vero e proprio ingorgo. Mancano, si scioglieranno le Camere il 18 gennaio del 2013 e quindi ci sono una ventina di decreti che sembrano ormai essere approdati in un vicolo cieco. Intanto a decidere sulle sorti di queste leggi in ballo sarà la politica, se deciderà di accelerare o di frenare determinati provvedimenti, a cominciare dalla legge sulla semplificazione, quella sul riordino delle province e sulle stabilità. Lei che cosa si auspica, Presidente? Ma che c'è tanta confusione, che se devono fare il riordino delle province lo facessero abolendo tutte le province. Se devono poi realizzare dei tagli o accorpare le province, per quanto ci riguarda la provincia, la Puglia, ho detto di lasciare la provincia d'Auna, che sarebbe la provincia di Foggia, di lasciare la provincia di Bari, che si può chiamare anche provincia federiciana, andando da Margherita di Savoia sino a Fasano e quindi prendere l'abate, prendere parte anche di Brindisi, alcuni comuni anche limitrofi a noi del Tarantino, e fare l'altra provincia, la terza provincia, quella del Salento, Lecce, Brindisi e Taranto, con Lecce capoluogo. Questo mi sembra razionale. Se poi si dovesse fare la città metropolitana, allora fare soltanto due province, sempre quella del Salento e sempre quella d'Auna di Foggia, e fare un'unica città metropolitana però a grande valenza per l'estensione del territorio, che va dallo stesso da Margherita di Savoia a Fasano sino ai confini con la Basilicata. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buon pomeriggio. Presidente, voglio fare una domanda. Salve. Saluto Alessandra. Salve. Presidente, nella sinistra italiana crescono Bersani e Renzi. Come mai Vendola a livello nazionale si ferma soltanto al 15%? E inoltre, nel centrodestra invece, il ritorno di Berlusconi è la politica del gambero, dove si ritorna indietro e non si cerca un nuovo presidente che porti entusiasmo nel popolo della libertà. Grazie, Presidente. Grazie per il suo intervento. Ma io credo che per quanto riguarda il presidente Vendola, comunque è una affermazione, è la prima volta che il presidente Vendola si presenta a livello nazionale. Ricordiamoci che Seller non è presente in Parlamento, quindi è la prima volta che si presenta a livello nazionale e registra nell'ambito della coalizione di centrosinistra un 15%, che è già un buon risultato rispetto ad altre realtà. E giocando in un certo senso in un campo, in un fuoricampo, e quindi per me è un buon risultato quello che ha preso il presidente Vendola. Per quanto riguarda invece la questione del presidente Berlusconi, io credo che il presidente Berlusconi farebbe bene a non presentarsi nell'interesse del paese, forse anche nel suo stesso interesse, ma questo mi riguarda meno. Però io credo che il centrodestra debba candidare una persona nuova e Alfano rappresenta una novità. Allora, chi vivrà vedrà. Noi intanto siamo in chiusura, quindi diciamo, ci riaggiorneremo a lunedì prossimo, come sempre, per parlare di altri temi di cui non abbiamo avuto modo di parlare oggi e che attengono esclusivamente la provincia di Bari. Io saluto e ringrazio il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli. Grazie, presidente. Grazie a voi, buonasera. Per averci seguito, l'appuntamento torna lunedì prossimo alle 15:30. Arrivederci.